Io e il buon caro vecchio Nick siamo completamente distrutti da questo lunedì, ma ce ne possiamo lamentare in live ora. Perché sta piangendo. Quindi se volete vedere Nick piangere, mi raccomando, ora in live, perché poi dopo parte il videogioco horror. Ti sta veramente scendendo? Sì. Vai, lacrima per tutti loro. Aspetta che riprovo a fare... Dopo devi piangere anche in live, te lo dico. Fantastico. Vabbè, venite, vi aspettiamo. Ce l'ho. Allora, mi dispiace dare questo annuncio, Nick si è trovato in una situazione veramente tosta sia a livello lavorativo sia a livello di vita personale e purtroppo ha incominciato a piangere, si è disidratato ed è morto nel frattempo in cui stavamo accendendo la live, quindi mi dispiace per tutti quelli che sono qua oggi per il limone d'oro, e cioè colui che viene spremuto all'infinito per arrivare finalmente alle 1000 sub, ma stasera Nicolas Paruolo è qua con noi! Nicolas! Sta ancora lavorando. Nicolas! Una pausa. Oggi ha avuto dei bug incredibili quest'uomo, ma lo capisco anche. È stato veramente una giornata solo di fallimenti. Una marea di abbonati. Fammeli ringraziare tutti, dai. Fammeli ringraziare. Da qua. Allora, io vorrei ringraziare assolutamente Maddy, grazie mille per l'abbonamento. Poi naturalmente non mi scordo di Giulia, zia Carmen, assolutamente Simona e Nina Ciottina. Ma siamo addirittura riusciti a fare un hype train con gli abbonamenti regalati da Simona. Non avevo visto che avesse addirittura regalato gli abbonamenti. Possiamo arrivare al livello 3. Dai che ce la facciamo, siamo lì. Limone, servi tu. Limone Nicolas, perché viene spremuto sempre. Dall'altro devo dire complimenti a Gaia, che segue le copertine, l'editing degli shorts, eccetera, che ha capito che Nicolas è un limone, infatti lo mette sempre in copertina. Oggi ha prodotto un altro short su Nicolas. La sua esperienza al supermercato, che vedrete. Che figo. Volevo chiederti, siamo riusciti con lo short su povere creature a battere? Non si è riusciti a battere. Ma per fortuna sempre Gaia ha capito che noi avevamo chiesto a Gaia 4 short su povere creature, ha capito che uno sapevamo era già che troppo. Il primo non sarebbe andato. È andato veramente male. Vabbè, ho capito, non è che non hai idea proprio. Grazie mille, Greti, per i 24 mesi, ma soprattutto qua lo devo dire grazie a una persona che conosco anche nella vita reale, che mi regala grandissime esperienze davanti a un caffè, cioè Freleo, una di quelle persone in cui mi vedo nella mia anzianità ancora amico e in cui riuscirò a prendere un caffè. Tra l'altro con i soldi grazie veri. Incredibile, ma lui poi mi fa ridere. Potresti perché invitarlo ogni tanto, cioè, potrei invitarlo, ma poi lui mi chiede sempre se può venire pomeriggio, ma io per rispetto anche vostro e tutto dico sempre no, può venire, c'è un divano. Sono due divani. Fre, vieni quando vuoi. Ti è stato dato il permesso dal Paruolo e da Frank, quindi puoi venire. Siamo tre divani. Hai ragione. Vuoi venire per pranzo? Vieni per pranzo. Vieni quando vuoi. Pranzo. Adesso pranzo, però non sarà offerto. Ecco. Vabbè, potrebbe essere offerto, capiamo. Ti va fatta bene, perché comunque dove pranziamo noi veramente si spende un nulla. Io ci penso sempre che, a parte gli anni passati a non andare lì. Ok, sì, no, è vero. Allora, me l'avevi sconfitta. E poi resta comunque una moda. Se ci fosse due settimane. No, se ci fosse un ospite, tu lo porti lì, fai un figurone. È vero, è verissimo. Può scegliere tutto quello che vuole. È stra buono, mega unto. Grazie, Lorix. Solo che felice. Ma Lorix scrive: riverenza, è stato un super piacere incontrare ieri Pingu al carnevale di San Pietro. Ma te l'ha detto? Ecco, l'ha detto. Perché Pingu oggi ci ha detto: è arrivato un tizio che mi ha detto tipo salutami la valle. È vero. Eri tu. Grande Lorix. Allora grande diremo Lorix. Che ti sei che hai partecipato. Sei palesato, ragazzi. Sei palesato. Allora, ti voglio chiedere subito, Mike, così cosa ti mancavano le cuffie. Ma è vero che c'è stato carnevale? Me lo so. Ma il carnevale è una festa sopravvalutata. È che iniziava tipo settimana scorsa, Nick. Penso finisca domani. Ma sai che da piccolino era una di quelle feste che io odiavo di più. Da cosa ti vestivi? Allora, io mi sono vestito. Aspetta, perché ho fatto dei grandi come posso dire? Per un golem. No. È vero che sei proprio un bimbo golem. Sono un bimbo, no, il golem. Io sono un troll, non sono un golem. No, sei un golem. Un golem. Troll era un po' troppo bruttino. Golem, tu dire un golem. Era un golem. No, non era un golem. Io mi ricordo che sono stato un centurione romano. Perché vabbè, c'era un po' la moda del centurione. Andava il gladiatore, quelle robe lì. Quindi sono stato centurione romano. Io facevo anche Halloween. Vabbè, ti dico anche i costumi di Halloween. Okay. La mummia, fatta con la bello. Carta igienica. Mummia molto bello. E poi sono stato, sai quando ho smesso? Quando
quando c'è stata, c'è stato l'anno in cui ho fatto Zorro. Il problema è che c'erano tre Zorro insieme a me. E no, quindi lì è smesso. Cioè, proprio mi è calato completamente il fatto di essere Zorro. Cioè, ho capito che c'erano già degli altri eroi in circolazione. Secondo te cos'ero? Spider-Man. Secondo te, Frank, che cos'era? Non lo so, ma a proposito Pulcinella. Di Spider-Man e Carnevale, io ho un anno alla Arlecchino. Materna. Arlecchino. Tu eri Arlecchino. Tu eri Arlecchino. Io? Sì. No, stavo dicendo, un anno a Carnevale alla Materna ero vestito da Zorro. Ok. Sì. E c'era, non so, sapete, ogni tanto... Erano sfidato? Cioè, no, nella mia scuola tipo ingaggiava, non so se era un genitore o cosa. Hai zorrato qualcuno? No, c'era sta persona che ti faceva i trucchi in faccia. Ah, è vero, anche nella mia. Un pugno. No, però io ero Zorro. Cioè, mantello nero, vestito di nero... E il cappello nero, la maschera che mi ha fatto togliere. Ok. E mi ha dipinto la maschera di Spider-Man in faccia. No! Ma ti giuro. Non lo ti so. Ti ha rovinato l'identità. Ah, io i trucchi in faccia. Ma io non avevo capito. Cosa ne aveva pitturato la faccia. Io pensavo fosse un come si dice, un mago. Un No. Un coso che ti faceva i trucchi davanti alla faccia. Ti faceva. No, ti colorava la faccia. Io me lo ricorderò per tutta la vita. Sta cosa che lei mi aveva fatto da Spider-Man. Pesissimo. No, ma è roba folle. Ma un trauma incredibile. Quello, e lì hai smesso di fare Carnevale, ti sei solo vestito da lì l'ho. Ma potrà? Invece? Chi? Halloween? Io non l'ho mai festeggiato. Per me Halloween era vai in discoteca a spaccarti. No, il giorno dopo. Beh, ti ricordi Halloween? Il famoso Halloween dove è venuto il giorno dopo? Che cosa? Lo stiamo registrando già a Space Valley, il primissimo anno, fai conto. Ma stai parlando di Nelson? No, di Frank. Ah, era venuto spaccato. Che era venuto dopo un Halloween. Spaccato? No. Io non mi ricordo mai. No, possibile. Cioè, no, all'epoca ancora uscivo. Sì. Comunque, io vorrei ringraziare comunque Cree e Joe per gli abbonamenti, assolutamente, perché stanno contribuendo a questa causa dei 1000 sub. No, ti volevo dire un'altra roba su Carnevale che era importante. Ah no, sulla cosa dei trucchi che ogni scherzo vale. No, ogni scherzo vale, ma mi aveva fatto venire in mente che io praticamente facevo queste recite a scuola da me. Dopo lo leggi. Quello di Frankie. No, I am Deborah, mi ha fatto ridere. Fa vedere. Ha scritto, io mi sono vestito da Hermione e mi sto a Harry Potter. Cosa vuol dire? Appunto. Strano. È tipo Hermione con gli occhiali. Ma, sì. Con... Sei un mago, basta. Effettivamente. No, la cosa che stavo pensando è che io praticamente dovevo recitare. Questo non fregherà nessuno, però lo dico così perché mi piace molto ridere. Io dovevo recitare nella recita su San Francesco. Soppeso. E io mi era stato dato il ruolo del lupo di Gubbio. Adesso non so se sei la storia, però a un certo punto c'è un lupo nella storia. Ma non la sa nessuno, la sa. Tu hai fatto le scuole. Quelle con la croce. Ah, ok, beh, si vede. Ogni cosa. Cioè, non è scontato sapere del lupo di Gubbio, te lo assicuro. Sembra un cristianazzo tu, io. Tu, Frank, sei del lupo di Gubbio? No. E appunto. Mai sentito. Cioè, e parli come se fosse. Vai a cercare il lupo di Gubbio. Ma va bene. Vai a cercare. Se non ci credi, cerca il lupo di Gubbio. Ti sei preso anche tu stiera adesso. Cioè, non sì, non sei stato. Non ero in grado. Lupo di Gubbio. Vabbè, sta di fatto che mi dovevano comunque travestire di da lupo, okay? Quindi ero stracontento perché mentre tutti gli altri facevano delle comparse cristiane, io facevo il lupo, capito? Cioè, nel senso, io ero un grande, io mangiavo le pecore, certo. Il lupo, e la canzone faceva il lupo a Gubbio sono solo io, okay? Quindi devi dirlo proprio, te? Eh? Devi cantarlo te? Devo cantare, sì, devo cantarlo io. Ah, vabbè, ma questa è la storia di San Francesco. Può essere che ci siano, ma secondo me sono stati distrutti dal tempo. No. Però sicuramente qualcuno mi ha fatto il video e cantavo io da solista. E effettivamente, no, ti giuro, se ci fosse l'occasione di riuscire a recuperare, li recupererei di brutto. Quello che però ti potrei promettere, sì, che potrebbe essere una roba incredibile, sì, mio padre potrebbe avere ancora dei video di io che gioco a rugby. Quando avevo tipo 16 anni. Quindi quello potrebbe essere. Facciamoci una live sopra. Ci potremmo fare una live sopra. Vabbè. Sarebbe bellissimo. Comunque era per dirti che allora pensavo che loro mi mettessero una maschera da lupo. Mi fanno vedere il costume. Questo costume tutto pelosissimo con gli artigli. Così dico, vabbè, incredibile, bellissimo. Vieni che ti facciamo il trucco. Mi fanno il trucco. Esco. Ero. Era un porcellino d'India. No. Cioè ero veramente. Sembravo veramente un porcellino d'India. Ma eri rosa? No, è che mi avevano fatto proprio male il muso. Cioè non sembravo minimamente un lupo. Non avevo i denti finti, non avevo nulla. Quindi loro hanno fatto il naso da topino. Da lì la tua passione per i costumi. Da lì la mia passione per i costumi. Allora, sì. Siamo a 972 abbonati. A 1000 di società.
a 1500 tonno ci porta i suoi video in cui gioca a rugby. Chiedo già a mio padre di recuperarlo. Tonno 8N potrei che si prostra. Potrei chiedere anche... Non viene invertire. A 1000 i video di tonno. Aspetta, potrei anche chiedere i video in cui giocavo a baseball, che ero ancora più piccolo. Il problema, qua ci potrebbe essere un problema, che ero effettivamente sempre panchinaro. Quindi non so se ci sono video di... Ah, forse io che porto le borracce. Masticavi il tabacco. Esatto. Cosa? Non funzionava. Tutto, sì, sì, masticavo le... Perché a baseball mastichi il tabacco. Ma si può fare da piccolo, no? Fai no, quello che vuoi da non lo puoi fare. Che ne so io. No, è per dire perché i giocatori sono fanno quello. Bellissimo. Uno sport strano. Aspetta, lo chiedo subito a mio Posso padre. Dire un attimo che ho appena scoperto che un'ora fa, sì, un'ora, diciamo alle 19, c'è stato un... come si chiamano i messaggi su X? Un post su X del re Carlo III che annuncia di avere un cancro alla prostata. Porca vacca, pesissimo. Ma... oggettivamente questo... nel 2024 della allora, monarchia non ce ne frega un... No, però secondo me hai aperto un dialogo interessante. Secondo me interessa tantissimo anche al regular chat. Treatment. Vez, però pensa, questo qua deve farsi la chemio, tutta la vita per diventare re. E appena diventi re cancro. Pensate quanto è incazzato adesso Carlo. Questo è il karma, dice Els. Come non ha la prostata, no, leggo meglio. Però io comunque in ogni caso, Marco, era per dire che volevo sensibilizzare sull'argomento. E me lo farei un controllo alla prostata. Cioè effettivamente una cosa che noi uomini a questa età qua dovremmo in teoria controllare. Ma che non sei così vecchio. Però secondo me tu lo devi già fare adesso. Tu sei vecchio dentro. No, ma no, non sei vecchio fuori. Scusate, cioè, a che età si deve fare controllare la prostata? Io sapevo dopo i 40. Ah, ok. Allora però magari sbaglio. No, io la vorrei far controllare di brutto. Anche perché ho tutti i sintomi che non vanno bene. Tipo, mi scappa spesso da far la pipì, okay. Non la riesco a trattenere, così. A 50 dice messa. Ma solo che mi pisci addosso. No, vabbè, comunque giustissimo farsi controllare. Vorrei far controllare. Come fatevi, ragazzi? Adesso, importantissimo, fatevi controllare i testicoli. Vabbè. Quella è una delle robe fondamentali. Fatto, ma perché non ci insegnano l'autopalpazzine? No, quella è vero. Cosa che cioè, noi uomini siamo molto più indietro. Allora, quando la faccio, aspetta, mi viene da sboccare. A me dà fastidissimo. Io non lo so fare. Da vomitare. Sì, perché mi viene. Io tutte le volte che penso, cioè che sento delle robe dentro del corpo, devi sentire se effettivamente hai delle masse che non sono i testicoli. Ma è poi impossibile da capire. Non si capisce. Non si capisce niente. Cioè, cos'è che non deve andare bene? Cioè, è tutto senza senso. Cioè, se non è una sfera, è un problema. Ma non è già una sfera. Non lo so. Sembra di toccare dei datteri. È un po' voidale. Sì, è un po' voidale. È un geoide. Però attaccati con un tubicino. Esatto, ma il tubicino già ti fa da pensare. Questo non dovrebbe esserci. Non ce la faccio. Non riesco a parlare di queste robe. Migliora la live. Poi quando schiacci un po' troppo. Ma tu hai. Io questo non lo vorrei dire in live, però è una roba ormai. Tu hai mai notato, perché quando ti fai l'autopalpazione e tutto ti guardi per bene, tu hai mai notato che i testicoli si muovono? Cioè comunque si muovono da soli? No. Controlla a casa. Hanno continuamente un movimento. Ma cos'è questo? Vuoi escluderti dalla conversazione o cosa? Era finito. Semplicemente ho visto soltanto che hanno un movimento ondulatorio costante. È strana questa cosa. Costante? È come se facessero sempre. Costante. E adesso vado in bagno e mi guardo un attimo e vedo che è costante. Dopo ci farai sapere. No, ma sono curioso adesso. Io ti dico quello che ho notato io nei miei. Non so se sono uguale a quelli. Okay. Vediamo. Frank migliora la live. Io sì, mi raccomando. Arieggiate per evitare l'infertilità. Vabbè. Che organo alieno. Tonno fatti controllare. Mi sono entrato al momento vero. No, sì, adesso continuiamo sugli argomenti giusti. Sì. Tipo, che lunedì è stato Nick? Peggio di... una autopalpazione testicoli. Non riuscivamo a combinarne una giusta. Ma al di là di quello che ormai è la prassi. No, non è vero che è la prassi, dai, a volte arriviamo qua con. Tra l'altro, guarda come l'ho risolta in fretta. Nelson mi ha chiesto le foto. Ok. Gliele ho mandate nel giro di. Non è più neanche touch. Non c'è più niente che posso fare qua dentro, allora. Mi dispiace. Ma scusa, ma poi potranno vedere questa inquadratura, questo primo piano su Nick. Giuro che ho smesso di parlare di argomenti strani, giuro. Sì. È molto più divertente l'inquadratura. Ma così. È bella. Ma mettiti una seconda camera che controlli, che fai così. Se tu mi facessi comprare una PTZ. Ma basta un braccetto, Frank, tieni un braccetto lì con un treppiede e la muovi. Voglio una PTZ. Comprala. Hai 600 euro di budget. Non si può prendere. Vabbè, cosa vuol dire? Finita. Mi stavi dicendo cosa hai inviato? Hai inviato a Nelson tutte le foto che gli dovevi inviare. Mi hai chiesto, le ho fatte in
5 minuti. Bravissimo, bravo. Hai fatto bene. Ma io non ho capito, alla fine per Piatti Pronti verrà pubblicata la copertina con la modifica. Oh, domani io esce un video, Io lo spero. Domani esce un video, ragazzi. No, non lo so, sto tirando a caso. Esce un video. Ma esce un video. Esce un video. Okay. Ma esce un video. Ma io non ne esce o non esce? A parte che l'hai visto perché l'abbiamo revisionato l'hai visto, insieme. Sì. Ti eri perso un botto di parolacce, se posso dire. Ma allora, potrei far fare il come posso dire, il controllo parolacce a me. Vero. Che non mi so esprimere. È quello assolutamente. Un po' la cosa, secondo me. Vabbè. Ma noi non bando le ciance, perché sennò veramente ci perdiamo. No, una ciancia da dire. Dimmi. Non me la ricordo più. Vuoi dire cosa hai fatto? Ma seguirai tu Sanremo, Nick? No, vorrei dire. Ti può far vedere. Non mi ricordo cosa, fatto. Cosa hai fatto. Oggi non l'abbiamo fatto vedere, ma l'abbiamo un po'. Cioè, tipo. È che non è forse così non so epico. È stato abbastanza. È stato epico? No, epico è un parolone. Facciamo vedere. Cosa hai fatto vedere? Non so, ma manda le foto. Manda le foto a Big Giulio. Fai vedere se no la pallina che ti ho mandato. Ti può far vedere? Oh, penso di sì. No. L'hai detto tu, Mio padre ha detto che non hai video in cui giocare. Ma io non posso far vedere le palle. Ma come no? Ma le ha buttati? Secondo me ha cestinato tutto. Ma come? Adesso chiedo. Cazzo, triste così. Però magari è a tua sorella che balla. A mia sorella. No, non credo. Non credo. Allora a posto. E non credo di poterla far vedere, Nick. Dici di no? Secondo me già non credo di poterla riprodurre. In realtà la puoi salvare, sai. Ma ho delle foto, però sono le foto degli altri che scalano. Beh, era solo per far vedere l'altitudine. Ma quella è solo. Ma dal video che ho mandato Frank si vede abbastanza bene. Ok. Ah, comunque ci chiedono che faremo. No, pronti un botto. Minchia, un botto. Ma lo fate davvero? Facciamo di più. Che bisogna fare il content, se no è un casino. Io ne avevo chiesti ad alcuni a Frank, ma non me ne ha voluti far fare. No, non è vero, non abbiamo preparato. Io te ne avevo chiesto uno solo su Amadeus. Con 64 Amadeus li devo confrontare. Sarebbe stato. Però ogni volta devi commentarli bene. Esatto, commentare però seriamente. Sarebbe stato incredibile. No, il Fanta Sanremo, ragazzi, non lo facciamo. Anche ma perché lo segui. Segui Sanremo. Purtroppo seguirò Sanremo. Ah, e cosa ne pensi? Non mi interessa. Addirittura. Però... cioè, tu lo farai soltanto perché c'è un po' il mood per volersi trovare. Ma stai seguendo il podcast del post. Ma hanno commissionato 4 rotoli per domani sera. 4 rotoloni. Ah, ma era perché tu sei l'addetto chef. Faccio i rotoloni. Devi fare i rotoloni. Devo di fare Nick. 4 rotoloni. Dai. Per la prima di Sanremo. Ve lo giuro. Che ricordiamo. I miei amici apprezzano i miei rotoloni. È del soffritto quindi... dentro della pasta brisa. Eppure sono richiesti. Oh, pesissimo, ci sta. Se mi dai 30 euro vengo a cucinare io. No, io lo faccio gratis. Però faccio no, migliore. È che lui si diverte. Ma non è quello il punto, Frank. Ma col riso abbinato, giusto? Ci sto ragionando perché... Tu inventi la gente e gli fai il rotolone. Sì. Ma lì se ne mangiano da solo, Minchia. Tremendo. Infatti, io ogni volta spero che abbia dei levanti. Tipo, per i giorni dopo non ci sono mai niente. E sono quindi sono 4 persone. Perché un rotolone in ciascuno. No, secondo me saremo, un 5. Perché non ci sono? Vuoi venire? Se puoi invitarmi. Ma non so ancora bene cosa sia. Però ma come anche questa settimana. Noi oggi saremmo dovuti andare a scalare. Da quello che tu avevi detto settimana scorsa. E poi abbiamo messo la live. Ah, ok. Andiamo alla di prossimo. Ricordo che questa live è di lunedì e non di martedì per Sanremo. Perché tonno deve vedere la prima serata di Sanremo. Una roba bellissima, incredibile. Io ho proposto lunedì, martedì scorso. Lui neanche si era ricordato che c'era. No, ridicolo. Ridicolo. Ho capito, ragazzi. Ci sono delle esigenze qua. Comunque, prego, andiamo. Ma tu sei appassionato? Ma non è che sono appassionato, cioè una volta all'anno sono curioso di vedere. Ma io ma sono tante più... cose ci sono una volta all'anno. Sono delle cose che sono una volta ogni 30 anni. Esatto, è vero, è vero. Boh, non so, Sanremo ma mi riesce a mettere. Secondo te, donna, ogni quanto sono le Olimpiadi? Ogni 4 anni. È sicuro? Secondo erano me... stati i discorsi del tavolo. E aspetta, però immensa settimana scorsa. E Olimpiadi estive o invernali? No, invernali per me non sono Olimpiadi perché tutti gli sport invernali andrebbero bannati. Ma perché? No, ok, ma... ogni 4 anni, quindi quelle estive, secondo te? Sì, mi vorrebbe da dire di sì. Sei sicuro? E quelle invernali ogni quanto? Ogni... quelle invernali ogni la gente due. In inverno deve stare ferma. Non si alternano. Deve stare ferma così e aspettare l'estate. Questo deve fare. Non lo so, ragazzi. Non ne ho idea. Ma allora, ammetto, invernali non le ho mai seguite in vita mia. Cioè, non sono mai stato interessante, ma perché li considero gli sport quest'anno minori. Quest'anno sono invernali, Non sono invernali. Nel 2024 non ci sono le Olimpiadi invernali? No. Aspetta, è un quiz per tonno? Posso rispondere anch'io? Puoi rispondere anche tu. Ma okay. Tu le sai. Tu lo sai. È che abbiamo già avuto questa conversazione. Però lo sapevo. Quindi quest'anno che Olimpiadi ci sono? Quelle invernali. O quelle autunnali.
autunnali estive. Quelle estive. Dove? Primaverili? Non lo so. No, non ho idea. Come dove non lo so? Dai, se ne è parlato un bot. Se ti dico, se ti dico cimici? Vabbè, facilissimo. Ah, Sud Corea. Sud Corea. Scusami, Francia. Dove? A Parigi. Vabbè, sì. Ah, ok. E non mi ricordavo. Perché, ma sai cosa? Perché ho saltato quelle di Tokyo. Io quelle di Tokyo. Vabbè, perché le hanno fatte un anno, ma perché le hanno fatte un anno dopo. Ho capito, e poi da lì è finito il fenomeno. Tutto non le guardavi da piccolo. Le guardavo sempre. Anch'io. Io stavo tutto il giorno. Stavo tutto il giorno attaccato al televisore. Era bellissimo. E poi tra l'altro erano tipo ad agosto. In pieno agosto. Dovevi sì, sì. Cose da fare. Non ricordo cosa devi fare ad agosto. No, però c'era mio nonno che lo guardava un sacco. Però io facevo altre cose. Ma ti dirò di più. Io feci anche, perché ero gasato dalle Olimpiadi, una prova di atletica, ok? Io non so se tu hai mai provato ad andare a fare una prova così, tanto per... No. Ok, andai lì allo stadio di Bologna, okay. Di fianco c'è tutta la pista di atletica, ed è bellissimo perché loro ti prendono e ti fanno fare tutto a caso. Cioè, okay. Prendi e facciamo 100 metri, prendi e salta, prendi e fai quello. Naturalmente non ti fanno fare tipo salto in alto, salto con l'asta, scusami, però salto in alto, corsa 100 metri. Metri, ti fanno fare tutto il giro del campo completamente a caso. Quindi tu fai tutte queste cose. Beh, ti buttano, ci sta. Provano a buttarti così. Tu torni a casa e dici: boh, non ne ho voglia. Cercano i talenti. Sì, cercano i talenti. Però cercano dei cani da corsa. Da corsa. Però non mi ha ispirato per niente. Cioè, proprio noioso. Quindi poi dopo non sai l'ho più fatto. Anche ho avuto un periodo che ho pensato di fare atletica. Atletica? Sì. Io ci avrei visto benissimo. No, centometrista. Perché obiettivamente tu sei comunque bassettino. Mm. Ci sono stati tanti centometristi bassi, ma muscolosissimi. Sì. E secondo me tu eri forte nella corsa. C'era uno da me a scuola che era un forte centometrista. Veramente? Sì. Ah, ma lo faceva proprio? Lo faceva proprio. Ah, che figo. Sì, ed era un po' l'atleta della scuola, sì. Ok, peso, bello. Vabbè. Sì. Chissà che fine ha fatto. Salutalo se vuoi. Non mi ricordo come si chiama. Frank è il tipico che fa lancio col giavellotto. Secondo me. Quello se lo che trafigge la quello gente. Che trafigge la gente, sì. Non me l'accolderei. Sto pensando. Ma anche il lancio del peso era mega affascinante. No, a me mi ha sempre fatto schifo. Ma te giocavi al videogioco? No, non giocavo al videogioco. Quello di Wario. No, quello delle Olimpiadi. C'era Mario alle Olimpiadi. C'era Mario, c'era. Poi c'è anche quello vero ufficiale. No. Ma ve lo compro. No, io dentro Super Mario 64 c'era Wario che lanciava il giavellotto. Secondo me può essere. Però lancia del peso orrendo. Cioè, lanciano sta mattonella a 2 metri di distanza. Però lo tengono tutto sulla spalla. Vuoi mettere il movimento? Cioè, il disco è bellissimo. Il disco, anche c'è il disco. Questo frisbee gigante che vola via. Anche il giavellotto. A me mi gasava un sacco. Cioè, il disco è proprio l'emblema dell'uomo perfetto. Col sì, disco in mano. È vero, concordo. Vabbè. Comunque, detto questo, andiamo a vedere la pallina di Nick. Prego. Che poi adesso l'arrampicata delle Olimpiadi, ricordiamo. Vuoi descrivere un po' di contesto? Allora, stavamo facendo una via lunga sulla pietra di Bismantova. Quella mia sorella. Nick è quello là. E eravamo in sosta e stavamo continuando a salire. Però posso dire, con la corda tosto. Bravi tutti. Via lunga. Cioè, nel senso, Nick. Guarda, ma posso bene, non so cosa dire. C'è la corda. Li provi dei passaggi saltati. Sei fuori di testa. Guarda, non che salti mai. Tu hai la corda, ma ti caghi in mano tutto il tempo uguale, eh. No, no, no. Cioè, io dico, tu sei attaccato alla parete e poi ti dai lo slancio e vai su ma un'altra. Ma non vuoi farlo perché ti caghi in mano. Ma lo sei attaccato con la corda. Questa è la pietra di Bismantova. Tu sali un po', dopo scendi del doppio. Mica, ma cos'è la pietra di Bismantova? È una pietra sagrata. È bellissimo. È assurdo. Pazzesco. Io quando sono stato ero. Io sostengo che sia un meteorite che è cascato. Una mesa, che Nick, è una roba normalissima. Poi mi ha fatto straridere che una mesa. Spiegami cos'è una mesa. Quello. È come Ice Rock in Australia. Ok. Cioè, quando c'è un. Una pietra enorme. Okay. E con di fianco pianure. Ok, però cioè, che non è una montagna, è piatta. Esatto. Sopra. È una mesa. Ma penso che venga dal. Cioè, perché una volta era tutto coperto dal mare. Quindi ed è stato eroso. Non lo so. Essere. Non lo so. So che è. Ci stai andando a infilare in un argomento no, complesso. È, cioè, l'erosione della rocca, ragazzo, non te però lo saprei dire. Non lo so bene come sia formata la pietra di Bismantova, però so che è sabbiosa. Pioveva in parallelo. Quindi penso che derivi da il mare che si è prosciugato. Però non so. Beh, hai provato. Una volta Nick era tutto mare. Una volta era tutto mare. E fin qua. E fin qua. Però ci sono. Non lo so. Mia, non 980 abbonati. Zia Carmen, che regala tutti questi abbonamenti. Grazie mille, zia. Grazie, zia. Grazie. Mamma grazie. Mia. Ma scusami una roba, se io sto arrampicando, ti chiedo delle domande abbastanza tecniche. Poi vediamo che risponde. Comunque.
cioè, giusto per dare un po' di contesto, ho mandato quella pallina a Frank perché abbiamo avuto delle emergenze in studio. Perde, guarda, no. Un sabato rovinato. Proprio. Io però penso mezz'ora che d'inferno. Di poi, mezz'ora d'inferno. Che rottura di cazzo, che io ero all'arte fiera e devo sentirmi. Ma hai risposto 3 ore dopo. Ma ho capito, no, ma depennato. Ma io l'avevo anche detto che era una mostra di arte. L'avevo depennato dalle emergenze. Ti è piaciuta? No, ne abbiamo già parlato. Avete già parlato delle cose. Ti voglio chiedere una roba, ma scusa, io sono lì sulla pietra. A un certo punto non riesco ad andare avanti. Cioè, mi blocco. È perché è un problema. No, ma ti cali con la corda. Scusa, mi posso sì, calare. Ok, però. Ma stiamo facendo una via lunga. E quindi però scendi. Così? Sì, certo. Però per arrivare a scendere, devi dire proprio, ok, non ce la posso fare, torno giù. Però lo puoi fare. Dato che tipo quella di ieri erano 5 tiri, per esempio. Tu, una volta che ne hai fatti 3. Non vuoi riscendere, anche perché fare le calate non è facile. Ma se tu non vuoi scendere. Io voglio scendere. Io ma io tu quando così, fai una via lunga sta piangendo. Non inizi a fare le vie lunghe allora. No, io faccio. Cioè, vai in falesia, fai delle vie sportive. Ammetti che facciamo una via lunga perché mi hai convinto. No, certo, non ti convinco a fare una via lunga, te lo assicuro. Vabbè, cioè, mettiamo che è uno step un po' più avanti. Perché comunque quando inizi a farla devi saperla, fare tutta. E non vuoi scendere giù. Allora, però metti che Tonno ha superato tutti i test ed è alla via lunga. Come Ti cali, esatto. Allora, qual grazie Greg. Perché comunque fare una calata intanto vuol dire che uno è già salito su. Ok. Perché? Uno, perché? Non può uno rimanere a metà. Non puoi separarti. Perché? È perché chi ti fa sicura? Cioè, uno per fa salire da contrappeso. No, però se lui fa così. Cioè, se tu decidi di salire, ma il tuo compagno no, lui anche lui deve scendere. Perché? Perché come fa? Perché lui non è ancora arrivato. Lui è a metà. Come fa a salire in cima? Se nessuno gli fa sicura. Cazzi suoi. Ma scusa, ma no, sta Tonno giù che tiene la corda. No. Cioè, allora, perché? Così se lui cade, allora, lui gliela sta tenendo. Partiamo dalla base. Tu arrivi alla pietra di Bismantova. Siamo in due, magari. Lì eravamo in tre. Questa è la pietra di Bismantova. Siamo in due. Sì. Il primo inizia a salire. Ok. Quindi mette i chiodi, arriva in sosta, che dove lui può bloccarsi e c'è tutto un sistema per stare lì fermo. Ok. Lui arriva in sosta. Io gli sto facendo sicuro in quel momento. Ok. Quindi lui va su con la corda e sale con la corda di quei 20-30 metri che sono. Okay. Parto lui, io che gli ho fatto da sicura. Esatto, lui ti fa sicura da sopra. Perfetto, io tiene la corda mi blocco da sopra. E dico, vazzi, io voglio scendere. Non mi va più. No, aspetta, tu arrivi su con lui. Siete entrambi alla prima sosta. Si vede che non mi conosci. Da lì no, perché la prima sosta è facilissima. Quindi sei gasato, dici, ah, grande, ora facciamo anche la seconda. Fai la seconda e ti cagheggia un pochino più in mano. Okay. Però anche lì lui sale sopra, arriva in sosta. Sì. Dopo ti fa sicura da sopra e tu arrivi in sosta con lui. Ok. Siete lì. Sì, secondo me tu già inizi un po' a dire non so, forse ho fatto una cagata. No, forse io voglio stare una cagata. Voglio rage quittare. Però dici, vabbè, senti, Nick, vai su. Okay. Vai su, poi vediamo. Sì. Tu mi fai sicura, io arrivo sopra. Okay. Mentre sono 5 tiri, come in questo caso qua. Sì. Io sono al quarto tiro. Se tu dici, no, guarda, ciao, io me ne voglio andare, e ti cali su, tra l'altro non si sa bene cosa, una corda, ne abbiamo due, però meglio se ti cali su due corde. Okay. Vabbè, comunque, metti che in qualche modo ti cali. Sì. E io cosa faccio lassù? Che sono in sosta e aspetto che tu mi fai sicura. Vieni giù con me. Ok, esatto, non puoi scegliere di andare su. No, esatto, ma pare che non esisterebbe che io quitto e tu non quitti. Quittiamo appunto, insieme. Ma certo, perché infatti si fa le cose insieme. No, esatto, no, l'unica cosa che ti volevo chiedere è abbiamo veramente provato. Ma c'è The World Nose che l'ha fatto. Vabbè, facciamo vedere intanto. Soccia. Bellissimo. Ma scusa un attimo, io la cosa che però mi volevo chiedere è se lo volevi chiedere a te stesso. No, è che mi stavo chiedendo, è che mi ha un attimo incasinato il ragazzo. Quindi ok, io comunque posso tornare giù. C'è la cosa per portarmi giù. Sì. Ok, allora quello che ti chiedo adesso è, comunque è una roba che tu non vuoi fare, perché comunque dipende come è fatta la via. Cioè, in questo caso era una via che chiaramente potevi scendere, però non è che ti dicevano fai la calata qua, fai la calata qua, fai la calata qua, perché non era prevista la discesa in calata, perché era prevista la discesa a piedi. Ok, ma questa non è la mia domanda. La domanda che ti faccio è quanto vuoi per portarmi? Non ti porti alla... Aspetta un attimo, grazie mille a Ralfa per l'abbonamento. Quanto vuoi per portarmi in via lunga alla pietra di Bismantova con zero esperienza? Mai, non mai. Sono mai non lo farebbe mai nessuno. Non lo farebbe mai non lo farebbe nessuno. Per nessuna cifra, tu dici? Non lo so, ma non quanto non vuoi? Fa, sono disposto fa, a tutto per fare questa via lunga insieme a te. Impossibile. Impossibile. Sì. Con zero esperienza. Guarda che sono un ragnetto. Io ho fatto questa, via Zuffaruggero. Ho fatto esattamente questo.
tu hai fatto questo. Ho fatto la via del Ferrogero, che è una delle vie più classiche. Facilissimo, 8000 piglie. Non è dritto, è tutto inclinato. È molto facile. La prova di idiota questo. Facilissimo. No, è che ti dico, vedendola così mi sembra abbastanza easy. Sì, sì. Poi da provare, però ci sono tanti appigli. Pensavo che pieno di appigli. No, dico, no, ma ci sta, va bene, è vero. A me sembra, guarda, Nick, sono sdraiati praticamente. Sì, sì. Vai. Oddio, è caduta. Lo devo fare. Okay, non pensavo fosse cadere più avanti. No, prova ad andare al... Se ti fa mettere il... Ci sono tutte le soste. Vai qua. Qualcuno che ne sa ci può dire se la pietra di bismanto va. Questo è difficile, è facilissimo. Sì, sì. È quello che hai dovuto fare, che era il famoso caminetto del cazzo. Lì è già fatto, si vedono a occhio i figli. Se vuoi ti ci porto allora. No, non mi piace arrampicato. No, ammetto che io sarei gasatissimo. È una pietra, cioè una roccia bellissima. Cioè, prendi, portati rispetto a vedere quello che... Guarda dove ho fatto la pallina. Ah, grazie. È proprio lì. Sì. Assurdo. Beh, guarda lì, cioè, parlano. È vero. Dai, Nick, però è vero che una roba del genere, obiettivamente, con tutti quegli appigli in free solo si potrebbe fare tranquillamente. Ma io ho sentito di gente che ha visto gente farlo da solo. Certo, ho sentito gente che ha visto gente farlo da solo. Ma senza corde? Senza corde. Infatti hanno detto, vabbè, ma questi sono scemi. Tra l'altro mi hanno detto che è più pericoloso il... Cioè, quelle fessure sono più pericolose rispetto alla parete. Oddio, ma lui è scalzo? Arrampicato scalzo? Sì, no. Ah, no. Quando arrivi in sosta ti togli le scarpette perché ti vengono le unghie. Cioè, almeno adesso mi venuto le unghie nere in passato, quindi ho smesso. E poi avete fatto anche voi yoga. Siamo Francesco e Giulio. Oh, beh, però grazie, abbiamo scoperto. Bravi Francesco e Giulio. Ci mostra la pietra di bismanto, va figo. Quindi non mi porterai mai qua. No, non ti porto a fare subito vie lunghe. Cioè, ti ho detto, iniziamo ad andare un po' in palestra, facciamo un po' di cosine. Talento naturale. Tu mi hai rotto le palle per un sacco di tempo che volevi venire a scalare. Il resto dico, andiamo a scalare. E no. Lo sai che io ho fatto arrampicata da piccolino. No, ma infatti sono un talento nato. Purtroppo ho fatto tutto con poco successo: pianoforte, arrampicata, baseball, rugby. Tutto è andato un po'. Sono Nick così. Le vie attrezzate che dice Messerazzone. Dov'è? Io una volta facevo le vie attrezzate. Cosa sono le vie attrezzate? E forse sono come si dicono? Le ferrate, forse. Non lo so, però cosa intende per vie attrezzate? Forse le ferrate. Boh, cioè, è tipo andare a nuotare coi braccioli in mare. No, non è vero. No, è comunque bello. Cioè, io non le ho mai fatte. Anche sono camminato. No, magari hai tipo delle scalette. Comunque ti metti in sicuro in un modo diverso. Beh, la ferrata non è quello più o meno. Sì, cioè, esatto. Tipo hai un coso. Una struttura di ferro. Aiuta. Sì, poi è un po' magari. Cioè perché sapevo che tipo le ferrate, ad esempio, lì a Riva del Garda ce n'è una che però penso che sia fattibile più o meno da tutti. Sì, sono più accessibili comunque. Okay. Magari. Cioè, le può fare anche un inesperto. Secondo me è un minimo di esperienza. Comunque ti conviene averla anche perché sennò ti caghi in mano. Poi magari. Io, con chi stai parlando? Tra l'altro, dice scalette catene, non necessariamente livello ferrata. Ah, ok. C'è questa razione. Ok. Dimmi. Cioè, se tu sei lì e ti viene il panico, tra l'altro, se sono via ferrata, magari non c'è neanche le corde, devi scendere. Ma io mi butto. Va bene, ok. Mi butto, cioè, in qualche maniera scendi, dai. Va bene. Vabbè, lo trovo comunque molto più stimolante del padel. Cioè, se ve lo state chiedendo, mi ispira molto di più, assolutamente. Io vorrei vedere un botto, però, che ti ha selezionato stasera. Ma secondo te l'hai presa la pagina principale? Secondo me sì, però ad esempio che ne sei iniziati un po'. Io avevo proposto quello della frutta, essendo che tu sei allergico praticamente a metà della frutta. Brutto. Mi faceva ridere. Volevo anche capire anche un livello di sudorazione che ti avrebbe preso. Non toccare le robe. Mi ha premuto un botto. Arriva qua, spacca tutto. Cioè, un attimo che tiri un pugno allo schermo, dai, per piacere. Quella di Riva si chiama Via dell'Amicizia. Bella. Va bene, ma per me la possiamo fare. Strano che tu poi non scali ad arco, che è la patria dell'arrampicata. Perché non vivo ad arco. No, però è una sparata. 2 ore e mezza sei lì e tu Due ore e mezza da qua? Sì. E hai l'Olimpo della scalata. Cioè noi ormai nell'arco di 2 ore da Bologna abbiamo abbastanza posti da dire. L'hai fatto apposta a dire nell'arco. Io no. Ti ho detto vai ad arco. No, okay. L'ho fatto apposta. Dov'è che vai tu di solito? Non si dicono i posti dove si va ad arco. Cosa vuol dire? Come non si dicono i posti dove si trovano i funghi? Cioè, siamo a questi livelli. Nel senso, ci sono tanti posti belli dove magari non c'è tantissima gente, anche perché
ci sono un sacco di posti molto belli con tantissima gente dove magari fai le file, okay, eccetera. Se tu trovi un posto bello non tanto trafficato non lo dici, ah, se non hai i tuoi amici. Minchia, pesissimo, non sapevo, okay. Grazie mille, però. Doug, per l'abbonamento. Cioè, quindi vi tenete i posti nascosti? No, gli spot non nascosti, giusti. Non li pubblicizzi. Cioè, ne parli li, ma anche perché poi in realtà pensavo non potessero esistere. Cioè, pensavo che tanto fossero tutti così frequentati che alla fine non... Ecco, ce ne sono tanti, eh, okay. Ci sono tanti posti. Poi comunque parli di zone che non è che sono particolarmente... Peso però questa roba. Non è che siamo in montagna. No, certo, certo. Non è che te lo tieni per te. Sono dei fungaroli. Si trova tutto, perché non è che noi li abbiamo trovati a caso camminando. Cioè, li conosci, però... ci sta, comprendo. Non è che dici, oh, vai lì, vai lì, vai lì. Cioè, comunque... No, 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 capisco. Cioè, capisco, porto, che vuoi la... Il punto è ti ci porto. No, sono curioso, infatti. Però non è una cosa che pubblicizzi. Vi trovate bene a Bologna o in futuro vi trasferirete? Stavamo parlando prima del fatto che non ho un passaporto e se scoppia qualcosa di grave qua dentro, cioè in studio, studio posso scappare effettivamente. Beh, però ti potremmo trovare lo stesso. Però sappiamo che se resti in Europa. Vabbè, comunque io non ho intenzione per ora di trasferirmi, poi nel futuro chi lo sa, non credo neanche Nick. No. Forse. Boh. Vicino alla pietra di... Pensa essere... tu dovresti andare vicino a un posto... No, un posto perché tipo la pietra di Bismanto è un posto, okay, bellissimo, okay. Ma è... C'è tantissima gente che va alla pietra di Bismanto a scalare, e a me, come anche ai miei amici, non piace tantissimo scalare in posti con tanta tanta gente, okay. Ci piace stare un pochino più per i fatti nostri. Beh, no, siete veramente dei, oh, degli scicchettini, no, però incredibili. Non è vero, anzi, la maggior parte... E non volete la gente, non volete il... Infatti troviamo i posti più tranquilli. Ma tanto entrerò anche io in questa balotta, quindi vero, giusto, sono invitato. Iniziamo ad andare in palestra. Ma vecchio, ma quelle? Cosa sono? Mandorle, voglio anch'io. Sai che è queste vero, le abbiamo prese per... Le avevamo prese per un video. Sì. Frank, mi metti questo wufufufu che non ce la faccio più a parlare di scalate, per piacere. Dai, grazie mille. Dai, è il momento, sai anche te. Quale vuoi? Quelli più belli che hai selezionato, quello che vuoi. No, per scegliere tra migliori frutti. I fiori. Che è palo. Figo. Le bandiere. Ok. Ma quelli della home page non ti piacevano? No, i film. Gli animali. Bello. E i personaggi storici. Posso farne più di uno? Sì. Di uno fare frutta? E i personaggi storici? No. Fatto bene. Con Frank è figo, eh. Sì? Vorrei fare frutta. Poi vorrei fare anche animali. Intanto fai è un bambino. Dai, palla. Uno mi uccide e l'altro mi piace. Cosa preferite? Allora, secondo me... No. No. Vai. Play. Allora, ti dico... Io ti direi tutta la vita l'uva. Perché sì, l'uva è proprio... L'uva mi fa sentire nobile. Proprio nel romano. Come la mangio. Sì, tantissimo. Come la mangio, come me la gusto, ci gioco tantissimo. Cioè proprio faccio delle robe incredibili. mi fa sentire un grande. La pesca invece al contrario mi fa sentire una persona con brutto da dire, però un po' strana, perché di solito divento bavoso, mi sporco tutto, sembro proprio un bambino quando ritorno a mangiare la pesca. Io quindi mangio, anche se è buonissimo. Non mangio una pesca da forse almeno 15 anni. Beh, bellissimo, facciamo la prima pesca di Nick dopo no, 15 anni. Non me ne dai altre due di mandorline, Frank, che sono... Ma te quante ce ne sono in questo pacco? Lì di dentro mandorle? Ce ne sono 200. Vi dico, sì. Mezzo chilo. Quante chilocalorie hanno 100 grammi? No, quello non ne ho, non saprei dire. 3500. No, aspetta. cioè, un uomo tipo voi, quante chilocalorie al giorno deve... Più o meno assumere? 1100, 1200. 2000. È più sui 2000. Ah. E quante ce ne sono in 100 grammi? In 100 grammi ce ne saranno... Di mandorle sbucciate, considerando che sui 2000... 800. No, 300. 2005. Pesissimo. Peso. Dai, che avete già mangiato una pizza. Io famissimo ancora. Anch'io ho mega fame. Non va bene questo, però. È no, dai, no, no, dammi quelle due calorie. Ma mi serve. Ma sei sicuro di aver letto bene? Cioè, metà sono grassi. Ah, cioè, è perfetto. Metà fosse olio. Dai, servono anche quelli. No, riga, no. Dai, vecchio, dai, due mandorline. Ma vedi, ma potrai. Adesso vado sulla page. Palla. Comunque, io ti dico uva tutta la vita. Secondo me, sì, poi sì, vedete. No, io sono d'accordo. Non mi uccide. Ti uccide, esatto. Kiwi o cacomela, entrambi sono a rischio. Che schifo cacomela. Ma il kiwi mi uccide un po' meno. Il kiwi poi è fantastico. Secondo me anche questa roba che lo tagli a metà e lo mangi con cucchiaini. È un po' alieno il kiwi. Mi ha fatto un po' paura. Bello però. Fragole, frutto della passione. Mi danno fastidio entrambi, le fragole un po' meno.
No, vecchio, ma non ne frega niente. Però aspetta un attimo, passione. Pensa alle fragole che ti faceva la nonna col limone, con lo zucchero. Appunto. Hai detto le fragole mi piacciono un po' meno. No, no, le fragole mi danno un po', fanno allora un po' meno male. Vai di fragole, vai di fragole. Assolutamente. Molto facile, questa mi sta per... Ciliegia mi chiude la gola, prugna, da piccolo la potevo ma mangiare. Ma ti chiude la gola proprio più. Che muori, cioè che soffochi. Ah, pesissimo. Ma ti ricordi però... quando eravamo dal papà di Nelson? Che le mangiavamo dall'albero. Ah, è vero, è vero, è vero. Allora, prugna. No, che palla. Sì, ma questo è il regalo più bello che tu mi abbia io li mai odio. Fatto dopo ma... quando mi hai restituito la scrivania con tutte le mie cose sopra. Ma poi sai cos'è la cosa più brutta dei mandarini? Che io adesso avendo un gatto nudo. Una clementina. Dopo la clementina. Se poi dopo tocco il mio gatto, sa per sempre di clementina. È perfetto. No, vecchio, è un odore che io non mal sopporto. Mi dà fastidissimo. Infatti vorrei un pelatore ufficiale di clementina. Allora, se vuoi te la pelo. Oh, 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 oh. Oh vecchio, Giuli! Grazie mille, Giuli! Grazie, Giuli! 83! Se vuoi te la pelo. No, no, ormai, ragazzi. Il suo ormai. Gatto gli pela. E... è già pelato. Comunque, secondo me, allora, ciliegia mi fa sentire un ingordo perché una tira l'altra, mi ha sempre fatto venire il mal di pancia, infatti non ho mai approfondito la questione, però la prugna, boh, non ha nessun senso di esistere. Si dà solo ai bambini per farli andare in bagno. Io da piccolo sì. Nel prugna giardino dei miei nonni avevo c'era un albero di prugne. Okay. E io mi sfondavo. Di prugne? Per me sono stati proprio un frutto ma fantastico. Allora ti dico buono adesso però nulla di che. Cioè nel senso non è una roba che dice oh mio Dio che figo ci sono le prugne. Dice ah vabbè ci sono le prugne. E dice vabbè mi aiutano ad andare in bagno. Che poi secondo me non è neanche vero questa cosa. No, non è vero. Boh, non so, secondo me non mi fa né caldo né freddo. La ciliegia lo trovo anche nel suo formato molto più intelligente. Anche le ciliegie sono lassative, come ricordo. Ok, ok, allora ragazzi le ciliegie. Se ti spacchi il ciliegio mi ti caghi addosso. Mi chiudono la gola. No, dai vecchio, no, ma non mi far passare la gola. La pugna. Anguria o lampone? Allora, l'anguria da noia. Ma va a cagare. Vabbè. Ma è un po' buonissimo. Papà, ma io non sì, mi va bene. Papà, io non mi viene la nausea. Il ribes pure, però il ribes lo sopporto sui dolci. Va bene. Nel senso che non lo sento, quindi... Non so di cosa sappia. Melone o pompelmo? Che schifo il melone. Anche a me non piace, ma il pompelmo... Il melone l'ho rivalutato. Mi fa sudare. Melone buono. Io zero, è troppo pastoso. Non mi o il prosciutto non capisco il senso, è immangiabile. Anche secondo nessuno me. Nessuno capisce il senso del melone. Un botto di gente è felice di mangiare un melone però, prosciutto. Ma è perché tradizione, ma non sanno davvero perché. Non ha senso. Ti assicuro, uno ha creato, ha voluto fare il trollone, sì. Ce l'ha messo sopra per sbaglio e l'ha spacciato come piatto e lì si è diffuso. Però ti assicuro che non ha nessun senso. È vero. Pompelmo. Melone. Non è che se sbucci una clementina tu perdi qualsiasi funzione ma di intrattenimento. È che io scelgo in base a vecchio. Cosa mi dà fastidio e cosa no. Vabbè, cioè, neanche a parlarne. Hai ragione. Neanche. Ma che cazzo fai? No, no, è vero. Mi danno fastidio anche le albicocche. Oggi tutta la vita. Ecco, le albicocche è una cosa che mi dispiace davvero tanto non poter mangiare. Perché da piccolo le mangiavo, adesso non posso più mangiarle. Ok. Sono strabuone. Metto il veto, ananas. No, ma guarda. No, vecchio, metto il veto, ananas. È incredibile. No, non è, non no, è, no, no. No, vecchio, ho messo il veto. Rifiuto il veto. No, vecchio. Rifiuto il veto sul vincitore della gara. Arancia. Tutta la sì. vita. Una mela. Ma che buona. Però la mela. È che la mela alla fine vanno bene tutte arance. Tipo, queste sono Washington Navel. Ok. E ci stanno. Però è difficile trovare le arance giuste da mangiare così. È vero. Non è facile. Invece la mela alla fine è la mela. Però vezza la mela. Io penso veramente che sia molto... Cioè se vuoi fare un insulto a una persona gli dici sembri una mela. Nel senso da che dici, è vero. Una di quelle cose che tu mangi proprio senza gusto. Cioè non per niente ti raccomandano di mangiarle. Grazie mille Susanna per l'abbonamento regalato. Grazie. Grazie. Se io tutte le volte che... A parte che la mela, se ci pensi, non è fatta per essere mangiata tutta. Cioè non riesci mai ad arrivare alla fine. Ci arrivi con grande fatica. È vero. Poi ci sono quelle farinose che sono fastidiosissime. Sì, invece... i migliori sono le Granny Smith. Sono un po'. Non sono così esperto come te, ok. Non, le Pink Lady sono quelle più dolcine. Che sono buone, perché sono belle zuccherone. Sono belle zuccherone. Quella lì è una di quelle rosse proprio stanno. Però l'arancia, in generale, secondo me è perfetta. Cioè, proprio buonissima. Premuta. L'unica cosa dell'arancia che l'ho sempre considerata un po' bastarda per come si è evoluta, perché doveva evolversi con le pellicine. Cioè nel senso, per quale motivo sia clementine che arancia, ma soprattutto l'arancia, deve evolversi con quelle pellicine dentro. Non riusciamo a eliminarle dopo così tanti anni di storia. È terribile, cioè avere queste pelline qua. Penso che abbiamo eliminato i noccioli. Abbiamo eliminato i noccioli, abbiamo eliminato i semi dall'uva, che era una delle più grandi cose che affliggeva l'umanità. E invece con l'arancia non ce l'abbiamo ancora fatto. Che andiamo? Arancia, beh, tutta la vita. Va bene. Grazie, almeno questa.
avocado è terribile l'avocado. Io non so perché la gente mangia l'avocado. Posso dire che il fatto che una sia più grande dell'altra non ha senso. È vero, un po' ti indirizza. Infatti io stavo per dire Nespola, che non... Cazzo, hai mai mangiato le Nespola? No, io l'ho mangiata, ma non mi ricordo effettivamente che sapore l'avocado ha. L'avocado è il male del mondo, ricordate. Sì, l'avocado è l'oro verde dei minchia di contrabbandieri e del narcotraffico. No, è causa della deforestazione. Hai fatto un attacco un po' confuso. Ho fatto un attacco un po' confuso, ma ti assicuro che avevo visto un documentario in cui mi dicevano che dietro l'avocado ci sono grandi criminali. Quindi ma ti assicuro, non facciamo finta di essere una persona che in questo momento vive in Sud America, ma viene a dire avocado. Però aspetta un attimo, sono incazzatissimo. Tu l'avocado riusciresti a mangiarlo da solo così? No? Lo devi proprio stanno abbinare. Deforestando tutto per l'avocado. L'avocado è terribile. Va bene. Il male del mondo. Però è vero anche che li coltivano anche in Sicilia gli avocado. E allora volevo un avocado. Fico buono. Allora, fico. Io non ho mai la coperta del 2023. La bontà del fico. Sì, però appunto è un. Non si capisce bene perché il fico è un frutto eletto solo per gli adulti. Cioè mio padre perché non lo capisci fico, da piccolo? Perché ti fa paura, guardalo. È vero, fa paura. È terribile il fico visto così. Poi esce il latte da sopra, cioè è sì, proprio, sì, è vero. È può essere solo che per adulti. Il melograno però secondo me è molto più buono. Poi lo scucchiai, è rarissimo, è bella la pianta. Scucchiai il melograno. Cioè prendi il melograno, lo tagli a metà, ecco il cucchiaio, non mangi semi così. Dici? Io non mangiavo così. Togli uno per uno. No, io andavo col cucchiaio. Un melograno davanti alla TV. Guardo un film intero. Ah, figo però. Beh, figo. Ci sta, proverò anche. Addio. Altro che popcorn. Melograno top. D'essere al cinema. Fico. No, dai. Sì, mi dispiace. Qua non. Però è vero che banana vince su tutto. Banana vince su tutto. E cocco noioso. Questo peso però. Io lo odio il cocco. Anche a me il cocco mi stucca un botto. Cioè, è soltanto che te lo devono vendere urlando. Yeah. Il pentimento poi di comprarlo quando. No, è vero. Devono vendere urlando. Io generalizzo. Ma tu mi danno fastidissimo. Che se lo prendi al supermercato ti urlano anche lì. Io comunque tutta la vita arachidi. Cioè io arachidi mi sfonderei. E poi l'arachidi è così, è molto più buono dell'arachidi già scusciato. C'è tutta un'altra passione dietro. È vero. Secondo me è veramente bellissimo. Sai cosa dovresti provare? Poi mi ricorda troppo mia nonna. Cioè mi fiddava di arachidi ogni 30 secondi. Mia nonna? Ma vabbè, è una roba. Ma poi perché gli arachidi possono star lì 20 anni. È vero. Sai cosa dovresti provare? Le mandorle ancora col guscio. Io mangiavo quelle. Quanto sono buone. Molto più buone. Comunque ho scoperto che le arachidi in, cioè l'Emilia Romagna è una grande produttrice di arachidi. Di arachidi, ho pensato. Un botto, cioè le hanno riscoperte da poco. La susina è buona. Il mango rega per me è mangiato. Anche per me non, anche a me proprio per niente. Io no. Non a Master, so, cioè, quando c'è una roba col mango mi viene proprio iconato. Piace mango a me. L'unica cosa, a me queste susine ricordano quello che erano le prugne nell'albero di mia nonna. Erano più simili a queste più Le susine sono molto buone rispetto alle prugne. Ma san di prugna? Secondo me sono più buone. Sono più dolci, mi verrebbe da dire. Magari era un albero di susine. Ma con le susine, nel dubbio. Susine. E poi la che avevano sarà... quella polverina sopra. Sì, esatto. Le prugne non ce l'hanno? No, anche le prugne ce l'hanno. Okay, allora no, basta. Ma sono tuoi? L'ho portati oggi. Cioè, sono le casse in offerta alla Coop. Non so dove. Ah, le hai prese la Coop? Era un'offerta. Sai che non sanno veramente di niente. Ma no, era strabuono? No, Nick, non sapeva di niente. Non sapeva di giuro, niente. Mi è piaciuto tantissimo. Sembra di mangiare acqua. Mangiati ieri a casa, non sapeva di niente. È vero, non sapeva di niente. Anche l'arancia, non sa di niente. Va bene, ok. Vabbè, ci sono. Pera, okay. Mamma mia, la pera. La pera la capisci da grande. Non è vero. A me da piccolo non piaceva. No, la pera per me è buonissima. Hai i succhetti alla pera, già bevi, sei contento. No, io da piccolo non mai la pera. A me la pera piaceva molto. Difficile approcciarsi alla pera perché comunque ha queste fette che non sai come prendere. Non sai se la devi mangiare con la forchetta, se la devi mangiare con le mani. Anche che non mangi una pera. Non ha le fette la pera. La pera a me me la sbucciavano e me la facevano a fettine. Non la mangiavo come una mela. Ma non la mangiavo come una mela. Come la mangi la mela? La mela la mangio con la mano e a morsi. A morsi. Io mi rovino le gengive. Ah, ok. No. Comunque pera tutta la vita. Ma potrai nel momento in cui ghiotto. No, ma nel momento in cui pela deve fare questa cosa qua. Ok. Bravo, deve fare questa cosa qua. E quindi perde ogni abilità nel parlare. Cioè no, non parla è che più. Non ho aneddoti su questi frutti perché non li posso mangiare. Pera. Anzi, forse sì, la pera. Penso che da piccolo si può dire quello che fai domani. Sì. E non lo so ancora bene cosa faccio. Però probabilmente vado a fare le prove allergiche. Un test. Vado dagli allergologi. Compriamo cosa Nick. E va. Cosa incredibile. Chissà. Beh, se ti dicono non puoi più mangiare niente.
mi farò le flebo. Le flebo. Comunque qua secondo me vinco le fragole. La fragola, se è buona, per me vince un botto. Per me, a me rende proprio goloso la fragola. Però pensa alle noci. Allora, le noci sono incredibili. Però le noci mi danno dei grossi problemi alle gengive. Mi fanno proprio male se le mangio. Cioè, mi dà un fastidio, mi si ficcano i pezzi. Mi si ficca. Non so, mi diventa sensibile la gengiva. E allora usa il tuo veto, va bene. No, non era il mio veto. Usato, non era il mio usato, veto, mio caro. Beh, kiwi, beh, tutta la vita. Non c'è neanche da parlare. Sì, da parlare. Anche perché non ho mangiato un Ribes. Mai mangiato in vita tua un Ribes. Ci sono in frigo, mi sa. No, forse hai portato via Ping. Fico o anguria? Fico, tra l'altro si chiama Cocomero, ricordiamo a tutti quanti. Ti direi fico. Perfetto. Anguria, va bene. Uva. No, beh, uva. Non c'è neanche da pensarci. Va bene. Non uva. Mi fare incazzare. Va bene, uva. Uva. Okay. Uva. Uva. Okay. Uva. 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 E banana. Banana. Tutta la vita. Bonanos. Qua è facile. Bonanos. Qua ti direi arachidi. Vabbè. Con Espola alla fine. Arachidi. 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 Noi stiamo veramente facendo un fufufu della frutta. Tu ti rendi conto? Mandarino. Mandarinos. Mandarinos. Dove inseriamo dentro chiaramente anche clementine. Qua arancia. Guardo. Perché l'arancia io penso alle spremute. Uso il veto? No, non è uso il veto. Però ti dico arancia, secondo me batte. Allora vado di pera. No, ma hai detto anche che la pera non la mangiavi. Quindi in realtà saresti più per l'arancia. Va bene. Vai con l'arancia. Però mi fa sudare un po' l'arancia. Vabbè, ho capito. Uva è incredibile. Cioè, uva è imbattibile, secondo me, da questo punto di vista. Kiwi. Cocomero. Ma ti piace così tanto il cocomero? Ma non ti dà noia. È molto valido, però. Ma dopo. Cucoso, sì, ma ti riempie proprio un botto. Ti riempie? Non c'è niente, acqua. A me mi riempie un botto. Acqua e zucchero. Arachidi. Sì, ma so che voterete mandarino. Allora, ribadisco, quello Nick è un clementina. È una clementina. Quel mandarina ai semi, Nick. È una merda. Mi piace meno, ma comunque è della sua famiglia. Però posso dire che qua vince l'arancia. No. Per mille motivazioni, secondo me. Però la banana da mangiare è più comoda. La banana è un perfetto snack. Sì, la banana è una merendina naturale. Allora, è vero, però pensate proprio agli utilizzi della banana rispetto a quelli dell'arancia. Cioè, l'arancia la puoi addirittura mettere nel pesce. Nel pesce, nella cioccolata. Nei finocchi. Nei finocchi. La banana split. La banana split è vero, però secondo me, dai, però no, però la banana è proprio quella cosa che tu la prendi e te la mangi. L'arancia è un po' scomodo. E la banana è anche uno dei pochi frutti che ti riempie davvero. È poi il frutto dell'amor. Sì. Sì. Ah, è vero. Allora voterei banana. A questo punto voterei banana. Vai. Cioè, ti riempie davvero una banana. Sì, ho capito, vai con la banana, non ne posso più di questi frutti, non mi appassiona l'uva. No, vecchio, No, Vez, questa l'hai fatto veloce. Come fa a vincere il cocomero sull'uva? Torna indietro. Ma di brutto. Ma non è vero. Sono d'accordo. Sei d'accordo? Sono d'accordo. Molto meglio. Non so più cosa scegliere. Ci sono tutti i frutti che non mi piacciono. Banana. Comunque la banana. No, dai, Nick, banana. Il mandarino ai semi, Nick. Allora, ti rendi conto di questa cocomero, cosa? Cocomero, mele. Allora, la banana è il frutto. Il mandarino ai semi. Snack. Il mandarino ai semi. Mandarino ai semi, Nick. Ma esistono anche i mandarini modificati. No, sono clementine. Però il mandarino senza i semi, la clementina. Le clementine sono dei mandarini modificati. O no? Sono un'altra specie, però. Però un mandarino che il primo mandarino che hanno fatto senza mandarino semi. Mandarino verrete, bravo Pingu, che anche da casa dalla sua, bravo. Banana allora, Pingu, tutta la vita. Se vuoi posso utilizzare il tuo veto. È palesemente solo il veto di Pingu. Nick, però pensa, cioè banana proprio arrivi, fai così. Sì, e la banana è comodissima da quel punto di vista. Le scimmie mangiano le banane, non mandarini. È vero, è vero. C'è un motivo. Aspetto Nick. Il veto di Pingu. Ma forse se perché no, è tornato il mandarino. Grazie Cosa? Mille, Barba Fulvioschi. Grazie, Barba però Fulvioschi. Dice Cocomero win. No, Cocomero vincitore, secondo me non sai ci che sto. Potrebbe vincere. Pingu ha detto banana. Vado di banana. Vado di banana. Bravo, grazie, Pingu. Sbanana. È il round finale. Secondo me è assurdo che vinca il cocomero. No, vince la banana. Vince anche la banana. Cioè, perché il cocomero è impegnativo, devi tagliarlo, metterlo. È una rottura di coglioni gigante. Poi a volte lo becchi male. Sì, e poi la cosa brutta del cocomero è che se lo metti in frigo comunque perde tantissimo. Cioè, non è che. Questa cosa non lo so. Se tu lo tagli, ti avanza una fetta, lo metti in frigorifero. Il giorno dopo è una non fetta è un po'. Va bene, così. Apri una banana e mettila in frigo il giorno non dopo. Com'è. Perché la banana la mangi sempre più. Va bene, quindi comunque. Puoi mettere in frigo e mangiartela. Aspetta, la banana, quel problema è che essendo tutte piante cloni,
se c'è un parassita si estinguono, invece il cocombero no. Dio, è un'osservazione un po' troppo tecnica. Non ho mai visto una crisi di banane in vita mia. Che è la solita storia del sapore sintetico della banana. Io non l'ho, io le racconto da un tempo queste storie, non l'ho ancora davvero capite. Però se tu vedi un la pianta delle banane sono tutte cloni. La stessa pianta. Ok, una sola pianta. Sì, ma tipo non mi pare negli anni 50 o 60 c'è stato un problema di un parassita che l'attaccava. È vero. E quindi quella pianta lì hanno dovuto smettere di usarla. Ok, ed è il vecchio banano. Ed è il sapore sintetico quello della sintetico, banana. Esatto. Ok, quindi adesso ce n'è un altro. Ma perché non hanno sintetizzato quello nuovo? Perché è troppo sbatto, non so. Però cioè, al di là di quello è una pianta rischiosa. Ti metto, okay. Un attimo il tuo campo di banane è più. Andato, è vero. Però aspetta, però ti metto davanti a un'altra situazione. A un certo punto metti l'angurie nello zaino, metti le banane nello zaino. No, aspetta, ti metto davanti a un'altra situazione. Stai tornando a casa, ok? È sera. E preferiresti avere è sera. A un certo punto arriva questo malvivente che ti tira fuori un coltello, okay, e ti dice: tira fuori tutti i tuoi soldi. Ho la risposta. In quel momento bravissimo, hai colto un punto lì fondamentale. Preferiresti essere armato con una banana o avere a tua disposizione un cocomero? Un cocomero. Allora, il cocomero glielo tiri in testa. Esatto, ma e lo uccidi. Non gli fai niente. Esplode il cocomero. Ma pesa 13 kg. Sì, ma esplode perché è pieno d'acqua. Cioè, ma cosa c'entra? Spacchi l'esterno. Ma sono 13 kg, sono 13 kg, Nick. Se fidati, acqua, tu gli spacchi l'esterno e gli esplode. Infatti, lui si incazza il ladro. La banana. Quante volte ho girato per lo studio con una banana così? Certo, quante volte l'ho fatto? Nick, se trinco, come li faccio? Non lo uccidi. Te la metti sotto la felpa e stai così con la banana e gli fai fermo sparo. È la tua unica opzione. Che però appunto la stai anche con le dita a quel punto. No, perché il dito si vede così, sì, il dito. Invece se ho la banana. Sì. Io, no, concordo con te, avevo pensato la stessa identica situazione. Abbiamo la stessa mente. Ah, per me banana vince. Banana. E vince il torneo della frutta, la banana. Banana. Grande la bananas. Possiamo fare anche quello dei personaggi storici. Ma sono le 9. Dai, lo facciamo a bomba. Oppure possiamo fare... No, non farmi facciamo personaggi film, storici. Balla, personaggi storici. Vai. Mi piace. Gli animali. Gli animali. Possiamo... Però devi andare veloci. Gutenberg. No, oh, peso così. Cazzo. Confucio. No, cazzo, Gutenberg. Però Gutenberg no. Sta difficile. Però un po' stronzo Gutenberg. Fare due minuti. Ma Confucius non è. No, Gutenberg, dai. Aspetta, no. Però Confucius non è Confucio. Sì, è Confucio. Però Confucio non è come si chiama? Come cazzo si chiama? Mai Buddha? Studiato. Come si chiama il Buddha? Buddha è Buddha. Esatto, chi è Confucio? È un altro. Vabbè, tu allora non sai neanche chi è. Siamo su Gutenberg. È quello dei cinesi. Ok. Questo è quello che so. Allora, forse effettivamente non è giusta scelta. San Paolo. Ma Frank, ma tu sei Platone? È che l'ho studiato poco. Tra l'altro, quello dal dipinto La scuola di Atene di Michelangelo. Bravissimo. Una delle poche cose che so nella vita di arte. Come sei un po' un Platone? Ma era peso. Keplero. Sì, anche secondo me. Perché dite Keplero? Lincoln era comunque un po' stronzo. Keplero era un cervellone. Esatto. Ma e poi aspetta, li devo anche come posso dire, valutare sull'estetica, no? No. Okay. Come vuoi? Oddio, ma pesissimo. Ma raga, come si fa questo gioco? Ma questo è facile. Direi che è un po' dispositivo con le epoche. Martin Lutero? Personaggio più noioso della storia delle superiori. Però cioè, ha modificato l'intera Europa, Nick. Va bene. Chi se ne frega a un certo punto. Stavo per dire, io mi ricordo che quando arrivava c'erano Lutero. 16 date da sapere su Martin Lutero, non ne capivi. Però niente. Quello che è arrivato Lutero lì ha detto la Bibbia la leggono sì. E tutti, per mettere non... cosa? Un'altra Bibbia. Cioè, sempre la stessa storia. Però c'è proprio così. Semplificato. Lo pretendo. No. Einstein. Cioè, Einstein ti ha detto invece... relatività, basta Bibbia, relatività. Bravissimo. Raga, cioè, comunque è verissimo che quando arrivava Lutero la classe si spegneva. Cioè, no, è veramente avevi delle persone con quella faccia. Sì, sì, cioè, dove voleva andare? No. Fortitudo vestra. È scritto in alto. Ok, è vero. Vai, vai, Einstein. Oh. Lutero overrated. Vabbè, mi sembra. Cioè, Einstein è morto e sono 100 anni che si fa valere le sue idee ancora lì. Chi è Muhammad? Maometto. Maometto. Torno alle basi, mi è mancata.
questo scontro io, di religioni. Però sai cosa? Io ti direi Gandhi, Gandhi solo perché non è stato minimamente studiato. Ma poi il messaggio di Gandhi è la lotta non violenta. Io non ho capito, ma era realmente non è mai esistito. Se ancora ci si chiede Gandhi? Così è come Cristo. Cosa dici? Ma cosa stai dicendo? Ma lui è ripreso, scusa. No, e poi è recente. È un impostore. Un impostore lui? Ah. Sei serio? No, non si sa se Gandhi è esistito davvero. Dai, sta mentendo. Certo che è esistito, è morto 60 anni vabbè, fa. Vabbè, chiede. No, io però sapevo, non avendolo studiato, non so effettivamente cosa fa. C'è chi dice però che era un pezzo di merda, quindi comunque... Gandhi è adesso non so così bene, però insomma, è colui che ha reso l'India indipendente, con la sua lotta non violenta, esatto, le sue marce, cioè, no, certo, sì, quello che è, però è grande. Ha lanciato Maometto, vabbè, è il capo stipite di una religione, profeta. Ti direi più Gandhi perché mi è sempre stato simpatico e sempre stato accettato da tutte le religioni. Dicono che c'erano dei problemi di pedofilia con Gandhi, però vabbè, adesso questo non lo so. Non vorrei indagare di più, sinceramente, però io direi Gandhi. Nel 47, pensavo dopo, scusa. Se posso dirti, ho visto più graffiti di Gandhi anche in giro, comunque per Bologna. Gandhi è una. Va bene. Perché va c'erano, bene. C'era la triade che era fortissima: erano Gandhi, Madre Teresa di Calcutta e Giovanni Paolo. Mi ricordo sempre. Pensavo che... volessi dire Padre Pio. Beh, no, Padre Pio. Ho detto una cavolata, vero, Padre Pio. Ma scusate un attimo, oddio, ma un impostore. Non so chi sia. Nicolaus Copernicus, se l'abbiamo già fatto Copernico prima o no? No, Kepler abbiamo fatto. Kin Shikwandi, non so chi sia. E allora andiamo su Copernico. Ninja Copernico, mi spiace. Bello. Ah, no, Napoleone. No, raga, Napoleone, sì. Tutta la vita. Sì. Perché era una parte interessante nella storia. C'è Napoleone, ma anche Annibale, però Napoleone, Napoleone. Buttiamolo fuori subito. Però, dai. Raga, sì. Buttiamolo ma fuori Cortés subito. È quello che ha sterminato gli indigeni. No! Cioè, ho sbagliato. Che io non avevo ancora. Complessissimo. Abbiamo solo 41 e ho detto vabbè, buttiamolo fuori. Però anche adesso, vabbè, che Gengis Khan, vabbè. Dai, buttiamo fuori anche lui, è buono. No, andiamo avanti. Ma Gengis Khan, se però. Tu ci pensi, comunque sono tutti dei macellai. È vero, non puoi basarti su quello. Sono casino. Non puoi basarti su vabbè, quello. Qua. È Buddha. È il Buddha tutta la vita. Perché Buddha, però, dici? Però tu sei anche Giulio Cesare. Cioè, tu comunque sarai... ucciso da un tuo amico di te col telefono alle spalle. Okay, però questa Cesare, dice la profezia. Giulio Cesare da console aveva voluto tutto il potere per sé, era diventato un dittatore. Non sei te, quindi dici. No, nel senso era uno che era contro la democrazia, Giulio Cesare. Dall'altro hai qualcuno che invece è il fautore dell'impero romano, insomma, e andiamo era tutto Ottaviano, quindi andiamo sul Buddha. Devo dire che è un po' strano comunque questo sondaggio. Socrate e Kennedy, come fai a paragonare Socrate e Kennedy? Così, vabbè, Kennedy perché è simpatico. Togliamo anche Kennedy, via! Ma noi dobbiamo veramente arrivare fino in fondo a questa roba. Ma scusa, perché c'è Maometto e prima c'era Mohammed? Infatti, strana questa cosa. Mamma mia. Secondo me sono sbagliati. Forse ci siamo sbagliati noi, forse Mohammed di prima non era Maometto. È Maometto. È il nome più comune nell'Islam, sì. Per cui... vabbè, comunque, Alan Turing dopo aver visto Alan anche Turing il film, devo dire tutta la vita. Pensavo solo per il gatto di Frank. Cazzo, è vero, lì c'è un po' di parte. Churchill. Sì, anche io ti direi Churchill. Comunque era un pirla qualsiasi. Infatti. Oddio, dai, pirla proprio no. Ha sbagliato strada. Esatto, no, certo. Dare in India. Vabbè, qua mi verrebbe dire Cavour per un anche po' senso di patria. Di... Ma sai che non mi ricordavo che Camillo fosse così. Cioè, nel senso che avesse queste fattezze. Beh, io un po' sì, me lo ricordavo, sai. Minimamente. Era assurdo. Vabbè, dai, Camillo. Sì, dai. Camillo. Benson. Stalin contro Galileo. Ma perché Galileo è un francobollo? Sto bene. Perché non trovavano foto di Stalin piccolina. No, Carlo Magno. E io Carlo Magno per un'affezione. Tu sei appassionato di Carlo Magno. Ho letto la biografia. Va bene. Sono un po' appassionato. Anche se Marx, ovviamente. Ma dobbiamo veramente arrivare alla finalona. Non possiamo incominciare l'oro. Einstein. Dai, veloce, Nick. Einstein. Peso. Alan Turing contro Galilei. Orco Giudio. Io metterei Turing, dai, andiamo un po' avanti. Però Galilei, cazzo, ha smosso il mondo. Sono passati anche 600 anni. Hanno lo stesso nome. Basta. Ok. 600 Turing. Anni? 1400. Un po' meno, secondo me. 500. Galilei. Okay. Non c'è Leonardo da Vinci, ma dai, ma no, ma ragazzi, vabbè. È vero, c'è Leonardo da Vinci. No, ma potrebbe capitare, sì, se dipende quale va. Turing.
Ma si sa bene perché Gutenberg è perché è un po' più affidabile. Vabbè, la stampa è roba. No, ho capito, però. Cosa ha fatto Keplero? Il moto dei pianeti? Penso di sì, cioè sì. Giravano lo stesso quelli. Giorgio, oh, Cortés era un figlio della mamma. Vabbè, e allora, il Buddha. Gandhi, no, Gandhi almeno è esistito veramente. Il Buddha, il fiume che scorre. Dai. Gandhi, no? È Carlo Magno. Carlo Magno mi sa che vincerà. Carlo Magno. Hai visto? Aspetta, prima c'era Carlo Magno con il globo, no? Sì. Carlo Magno dell'Ottocento. Ah, quindi. Nel senso, nell'Ottocento, non nel 1800, nell'Ottocento proprio, erano ben consci che la Terra fosse un globo. Ok. Assurdo. Ma lui va al globo perché aveva conquistato il globo? Perché veniva considerato imperatore del mondo, poi in realtà. Merda, pensa essere considerato imperatore del mondo. Ma dominava, cioè, quello che era conosciuto come Sacro Romano Impero, cioè. Francia, in cinque gatti, Francia, un po' di Germania, un po' d'Italia. Grazie mille a Dorian Gray. Allora, uno di questi Napoleone. Due se la tirava un po' troppo e aveva un po' di mania di grandezza. Napoleone. L'altro però era Socrate Napoleone. Non mai... Hai voluto proprio dire così. Ok. Abbiamo fatto fuori il Buddha. No. Fuori il Buddha. Vabbè, allora qua vincerà Carlo Magno. Carlo Magno. Immagino. Anche se Church. Buona parte. Ma come? Ma però ha fatto dei gran bordelli Napoleone. E senza Cavour senza Napoleone Cavour non faceva un cazzo. Chiariamo questa cosa. Va bene. Oddio. Senza Gutenberg Turing non studiava. È vero. Va bene, però. Gutenberg. Ma secondo era un genio Gutenberg. Cazzo, ha inventato i libri. No, ho capito, però. Vabbè, ma qua vuoi metterli a confronto, Carlo Magno secondo me vince. Però di Carlo Magno si può dire che è prima... siete un po' troppo innamorati. Carlo Magno non sapeva leggere. Ah, veramente? E neanche scrivere. Eppure l'ha fatta lo stesso, quindi c'era qualcuno che leggeva per lui. Cos'è Carlo Magno contro? Vabbè, sarà contro Bonaparte. Leggere in realtà non si capisce bene. Hai tutta la vita. Ho fatto fuori Napoleone. Che finale è? Questo è il finale? Sì. Ma che gara è? Me lo chiedo anch'io, me lo sto chiedendo. Se posso dire. Facciamo votare la chat. Vai, fai votare la chat. Dai, non c'è. Facciamo un regalo. Si vota la chat. Nuovo sondaggio. chi è il migliore? No, dai, Nick. Non l'ho fatto io. Ho sbagliato io. Io intanto vado a far la pipì. No, non si può. Ma come non posso? Prima del videogioco horror. Oh. Va bene. Allora, facciamo votare la chat. Non trovo il punto interrogativo. Ok. Einstein. E Carlo Magno. Carlo Magnus. Vai, avete 2 minuti per votare il vostro preferito. Il gioco lo trovate sul sito UWU. Avete capito? E c'è anche l'applicazione a quanto pare. Però alla fine, insomma, è una roba molto banale. Mi raccomando, votate qual è il vostro preferito da Albert Einstein e Carlo Magno. Allora, Nick, parlaci di Albert Einstein, poi parlo di Carlo Magno e così. Ho finito di leggere questo weekend un libro che parla di buchi bianchi. Ah, di Rovelli. Sì, esatto. Grandissimo, Rovelli. Devo ancora leggerlo quello. E bravissimo. È molto, molto presto. Vabbè, no, ma mio padre ne ha 2 copie. Davvero? Ma è uscito tipo l'anno scorso? Ma praticamente gli è arrivata una. E okay. Adesso non mi ricordo a che pagina. Tipo a un certo punto lui arrivava a pagina 60, sì. Poi ricominciava a pagina 40 e arrivava fino a di nuovo a pagina. Bellissimo da tenere, quello è un pezzo. Esatto, allora ha scritto alla casa editrice, okay. Gli hanno mandato un altro. Figo. Quindi no, è un bel libro, sicuramente è lo vorrei carino, leggere. È molto carino. Ma Rovelli è un bravissimo divulgatore scientifico. Esatto, secondo me è molto bello che lui è un ricercatore. È un po'. Vabbè, non so se hai seguito delle sue interviste, è un po' nel suo mondo. Ok, no, cioè ho seguito, cioè, nel senso, nel libro parla di alcune polemiche a livello fisico tra fisici. Ah no, quello, cioè, no, diciamo quando lui parla poi di come di geopolitica, di robe, un po'. No, vabbè. Non so allora se lo è quello che era andato in polemica con Crosetto, perché aveva detto che Crosetto era uno che finanziava la guerra, il nostro ministro della difesa. Ah, ok. Non sapevo. Di fisico Rovelli. Rovelli, l'ho già sentito. È quello che mi fa ridere perché quando va intervistato in TV va in ciabatte. Fammi ridere questa cosa. Vabbè. E però il libro è molto carino. Ah, sì, no, ma è un bravissimo. Non avete ancora scelto. Sta aspettando la chat. Sì, esatto. Sta quagliando la chat. E però lì di base, cioè lui parla della ricerca sul
andare oltre la teoria del buco nero che si trasforma dopo in un buco bianco. Cioè, perché il buco nero arriva a un punto di massima gravità verso questa massa microscopica, cioè che poi in realtà è gigantesca, e lì le teorie di Einstein si fermano e lui e altri cercano di, poi sono tipo un sacco, cioè decine di anni che ci stanno lavorando, cercano di capire cosa succede dopo. E la loro teoria è quella che la teoria di Einstein vale, però a un certo punto rimbalza e diventa un buco bianco. Ma però che in realtà semplicemente si tu quando devi spiegare le cose complicate, l'hai già fatto in mille altri argomenti, tieni le mani così, perché ti danno secondo me tipo sintomi dei buchi neri. Questo è il buco nero, non ho capito. Dovresti parlare con Carlo l'astrofisico, che abbiamo chiamato qua. Per me Carlo poteva spiegarlo molto meglio di quello che ho spiegato io. Sicuramente. Ma possiamo sapere, ha vinto Albert. Allora, la chat, aspetta, la chat ha detto che Albert Einstein col 78% vince su Carlo Magno. Però Nicca l'ultima parola. Carlo Magno. No, Einstein. Vabbè, perché è più vicino a noi. Sì. Però. Però no, vai, dimmi cosa. No, beh, dico, pensa, Carlo Magno ha vissuto 1200 anni fa. Appunto, basta. Però andiamo avanti. Vabbè, niente. Si gioca finalmente, ragazzi. Grazie a tutti quelli che. Grazie a tutti quelli che comunque hanno seguito. In ogni caso, questo ultimo sondaggione di Ufufufu, che aveva magari poco senso, ma ce l'abbiamo trovato. E ora ci vediamo una prossima volta. Sperando che Nick. Grazie, basta. Poni fine a tutte le mie debolezze. Ciao. E alle mie paure, grazie. Ciao. Bentornati! Aspetta, non ero pronto.